Siamo in diretta con Guardascione, grande manager, e con Enzo Avitabile. Non può venire, Guardascione, sta là di sta raccogliendo, capito? Non può venire, certo. Però abbiamo Enzo, Avitabile. No, la cosa strana è che così, come il concerto è gratis, ecco. Lui, Guardascione, sta cercando come apparare poi la situazione, essendo gratis, capito? Tu sai bene che Guardascione, gratis è una parola che non ama. Senti, Enzo Avitabile, come la vedrebbe questa sera? Quali ci siete? Ha ballato tutto quanto, goppo groove, ha ballato goppo ritmo, ha ballato messaggio, ha ballato groove. Senti, invece James come vedrebbe questa cosa? C'è alla grande, capite? Ci mi stai capendo, perché comunque stasera ci va a fare vendere una cosa bellissima. Ci ha messo cassetto cose, capito? C'è capito per la quale... Hai tutto così, capito? È uguale, però. No, scusa, capito? Io mi confondo spesso perché a volte se lo senti solamente. Stiamo volendo un grande concerto, capito? Intervista James, ce l'abbiamo fatta. Intervista James, ce l'hai fatta. Però stasera facciamo veramente un grande concerto, capito? Hai capito? Ho capito, sì. Hai capito? Mi stai capendo, sì. Sto capendo. Va bene. Zuppetta, qua siamo in mezzo a due mostri dello spettacolo, Lino D'Angioia e Landeluca. Sì, sì. Che vuoi dire? Io invece riprenderei Giovanni Allevi sulla panchina. Oppure il figlio di Erma Almeida, anche effettivamente più Erma Almeida, sì. Oppure Blandizzi, non si sa. Lino Blandizzi, povero Lino, ragazzi. Allora, in realtà, Guardascione, già sta ipotizzando, i talenti, no? È inutile, perché qui stasera non ci sono soldi, non c'è attività, capito? Non tiene proprio, non c'è trippa per gatti. E percentuale che? Non ci sta niente. Lo zero qual è? No, percentuale di 0-0. Allora, ragazzi, voi siete l'anima importante di questa città, l'anima allegra sicuramente della città, eccetera eccetera. Avete speso le parole meravigliose sul concerto di giovedì e vi augurate sempre che questa città vada avanti. Vi state studiando qualche cosa al di là delle risate che ci fate fare nel vostro Made in China? No, Cina. Made in Cina. Cina. Sì, Made in Cina. Fantastico. Sì, che cosa dobbiamo studiare? Ecco. Ma guarda, allora, al di là del fatto che noi... Sarri se ne va, quindi... Allora, io già ho fatto Ancelotti, sempre questo. No, già abbiamo già pronto Ancelotti, l'abbiamo già fatto, in realtà questo mese che Ancelotti ancora non è venuto, perché sta studiando il napoletano, perché tu sei un grande professionista, quando vai in Inghilterra hai imparato l'inglese, in Spagna lo spagnolo, in Germania il tedesco, ora sta studiando la lingua napoletana, per poi venire, quindi Ancelotti l'ho fatto già. Allora, diciamo che sono due personaggi sui quali punteremo quest'anno forte. Ancelotti e Ciro De Morillo. Voglio farvi anche complimenti per la Mercurio, perché io vi seguo mi piace tanto. Paola piace è molto tanto. Brava. Ciao, infatti, beh, la rivelazione, lei è veramente una grande professionista, è sempre stata una bravissima conduttrice, non era secondo me valorizzata in una situazione, come dire, più simpatica, comica, mentre invece è uscita fuori una vena che lei ha veramente di grande ironia, e questo ci fa piacere. E pensa che si era proposta Paola Barale, sì. E Paola e Chiara, tutte e due, noi abbiamo rifiutato. Però noi abbiamo preso Paola Mercurio. Paola e Chiara, abbiamo scelto Paola Mercurio. Perché noi volevamo allora una Paola. Fortunata, dai. Noi volevamo una Paola e quindi... Era proprio Paola il nome che cercavate, e Paola fu. Allora, cosa seria, è una serie di serate fatte qui all'Arena Flegrea con grandi artisti, sì. Ecco, questa iniziativa. Ma questa iniziativa, noi sappiamo che vengono pure due famosissimi giapponesi, Ollie e Benji, che verrò a vedere perché... Benji e Fede. Chi? Benji e Fede. No, io sapevo che là che facevano il rovesciato, che giocava a pallone. Poi non so se viene Sting. Se viene sicuro. No, no, forse Stang. Sting e Stang non so se viene. Con Shaggy. Quindi, con Shaggy viene. Shaggy tutte e due. Tutte e due insieme il 30 luglio. 30 luglio, va bene. Allora ci fa piacere. Dopo di quello posso anche dare dimissioni, perché ho fatto Lino D'Angelo Landeluca. Farò Sting, sì. Basta, arrivederci. Allora, vogliamo chiudere questa intervista felicemente? Sì, con... altrimenti diventa proprio l'intervista, proprio Ben-Hur. Troppo seria. Va bene, ragazzi, in bocca al lupo, bella serata, mi ha fatto piacere vedere, è un piacere averti riviso. Sono molto contento che ogni volta che ti incontro, veramente... No, lui sta a Enzo De Caro, non hai capito? Che... Veramente... il telefono, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.